una caverna enorme sotto a un ghiacciaio dell'Antartide. È stata scoperta dalla NASA e se ne è parlato molto, anche in termini allarmistici, di danni all'ecosistema. A firmare la ricerca, pubblicata su Science, è stato un italiano, Pietro Milillo. Lavora al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena e ci ha spiegato quali sono le vere novità che questa scoperta ha rivelato. Innanzitutto, niente panico. La presenza della caverna non comporta nessun immediato innalzamento del mare. Lo studio dall'alto, grazie alla costellazione satellitare italiana Cosmos SkyMed e alla tedesca Tandem X, ha permesso invece di svelare un andamento diverso dei ghiacciai. Si sciolgono e arretrano, seguendo meccanismi finora ignoti. Un lavoro lungo almeno 3 anni, quello di Milillo. 29 anni, nato a Casa Massima, comune pugliese di 20.000 abitanti, Milillo si è laureato in fisica all'Università di Bari e durante un dottorato all'Università della Basilicata è volato oltreoceano per un'esperienza alla Caltech. Ha messo a punto la sua proposta per ottenere un finanziamento postdoc e, detto fatto, ha iniziato la sua ricerca sui ghiacci, un tema importante da cui dipende anche il futuro del nostro pianeta. Gli chiediamo subito, la situazione del ghiacciaio con la cavità sottostante è grave? Per quanto riguarda il preoccupante, io diciamo inviterei alla calma da questo punto di vista. Le previsioni di cui si parlano, qui parliamo di innalzamento del livello del mare. Allora, il contenuto di ghiaccio sciolto all'interno di questa caverna subacquea non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, però contribuisce a destabilizzare il ghiacciaio. Ovviamente qui parliamo di livello di innalzamento del mare medio annuale al di sotto del millimetro, quindi non c'è da preoccuparsi nel breve termine. Quello che è interessante capire da questa ricerca è che sono stati scoperti nuovi meccanismi di scioglimento e arretramento del ghiacciaio. La notizia preoccupante è che queste correnti subacquee oceaniche composte da acqua salata si avvicinano sempre di più alla costa e sciolgono sempre di più, fanno in modo che gli ghiacciai arretrino sempre più velocemente. Quindi questa è la notizia preoccupante più che la scoperta della cavità per sé. La notizia preoccupante è che le correnti subacquee oceaniche composte d'acqua salata si avvicinano sempre di più alla costa e fanno sì che i ghiacciai arretrino sempre più velocemente. E questo accade a causa dei cambiamenti climatici. Ci sono dei meccanismi nuovi di arretramento e interazione tra il ghiacciaio e l'oceano che precedentemente non erano noti e che conseguentemente non erano inclusi nei modelli di predizione per il ghiacciaio o i modelli climatologici. Quindi questa è la notizia. Adesso il passo successivo sarà quello di inglobare queste osservazioni, la fisica al di sotto di questo che si basa su queste osservazioni, per migliorare i modelli. L'altro meccanismo fondamentale che è stato scoperto è quello della migrazione della linea di confine del ghiacciaio, che è denominata Grounding Line, in funzione delle maree. Precedentemente si pensava che questa linea di confine, chiamata Grounding Line, non si muovesse in sincrono con le maree. Noi abbiamo scoperto che invece questo succede e che le variazioni sono notevoli e quindi avvengono in una zona caratterizzata da un'ampiezza di diversi chilometri, dai 2-3 chilometri. Quindi questa è l'altra scoperta importante. La Terra va aiutata e per farlo una mano fondamentale arriva dallo spazio. Gli occhi di Cosmos SkyMed, costellazione italiana di satelliti dedicati all'osservazione della Terra, sono stati determinanti. Cosmos SkyMed è stato fondamentale per questa scoperta assieme alla costellazione tedesca Tandem X. Entrambe le costellazioni hanno operato in sinergia. Per quanto riguarda Cosmos SkyMed, noi abbiamo utilizzato i dati di 2 satelliti per la mappatura della linea di confine del ghiacciaio, di questa Grounding Line. E abbiamo sfruttato la capacità che ha il sistema di acquisire immagini a intervalli temporali di un giorno per poter poi combinare successivamente queste immagini e estrarre l'informazione relativa alla linea di confine.
Contemporaneamente, i satelliti tedeschi hanno osservato le variazioni della superficie del ghiacciaio per appunto identificare dove questa caverna, questa grotta è localizzata. Quindi ecco, di fatto è un risultato che non si sarebbe potuto ottenere se non ci fosse stata la componente satellitare. Sì, la componente satellitare è fondamentale, anche CosmoSkyMet è fondamentale, perché le ultime misure di questo tipo risalgono al satellite europeo ERS. E quindi l'ultima misura che noi abbiamo a disposizione risale al 2011. Dopo il 2011 c'è stato un blackout, non c'era nessun satellite in grado di acquisire questo tipo di informazioni, e quindi attualmente CosmoSkyMed è l'unico sensore che può acquisire misure di grounding line su questo particolare settore, in questo particolare settore, che è un settore in cui i ghiacciai viaggiano a velocità di 3 km, fino a 4 km all'anno. E quindi per tutta una serie di caratteristiche tecniche che la costellazione italiana ha, è l'unico strumento che può osservare questo tipo di fenomeni al momento. Nemmeno la costellazione Sentinel è in grado di fare questo tipo di misure su quella particolare area.